Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Allora, nuovo video della serie di top dell'anno e oggi andiamo avanti con la skincare e i profumi. Allora, è un video al quale tengo molto, ho provato tantissima skincare quest'anno, ma ho trovato delle chicche secondo me e quindi sarà un video un po' ampio, ma ci sono veramente i prodotti che secondo me valgono davvero la pena, poi ovviamente per categoria e per tipologia di risultato. Esattamente come l'anno scorso, però l'apertura di questo video la dedico all'azienda del mio cuore, che è ovviamente Terea Cosmesi, che secondo me si distingue sempre a livello di eccellenza, di ricerca, di innovazione, di ottimo rapporto qualità-prezzo. E per non farvi una carrellata di tutto ciò che hanno proposto quest'anno, vi dico quella che secondo me è stata l'uscita chiave loro di quest'anno, che è sicuramente l'All You Need Super Serum, un siero acqua in olio con all'interno un sacco di principi attivi e particelle d'oro in sospensione. È un anti-age globale meraviglioso, ma ne abbiamo già parlato tantissimo, però Eterea è sempre qui. Non vi parlerò di prodotti che ho adorato quest'anno, ma che vi avevo già menzionato l'anno scorso, per fare un esempio, Kypris e il Beauty Elixir, cioè di cose di cui vi ho già parlato, no, parliamo di robe che ho scoperto più nel 2019. Magari partiamo dai profumi. Allora, partiamo da un profumo che dal nome può sembrare estivo, ma in realtà no, mi accompagna tuttora e sono in crisi perché ho paura fosse una limited e se finisce, cioè io lo devo avere, e sto parlando di Soleil Piquant di By Terry. È una roba. Allora, avete presente quando c'è ancora sole ma sta tramontando, no? E vi siete messe un vestito bello, bello ma sexy ma non impegnativo, e avete i tacchi ma non troppo alti. State uscendo con una persona speciale e c'è ancora quel rigoglio di luce, è un sole piccante appunto, che sta per scendere, si è scaldato, no? E voi lasciate la scia, ma non è una scia impertinente, è una scia sexy con una punta dolce e la gente si gira e vi chiede cosa, si chiede che profumo hai addosso. Ecco, permessa di questo, quindi lo adoro. Poi mi ha accompagnati invece in estate, adoro, Comptoir Sub Pacifique Vanille Banane. Allora, questo è un dolce dolcione, si sente molto la banana, ma è buonissimo per me, è molto particolare, deve piacere, ma a me piace tanto, 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 tanto. Poi, questo invece è un profumo più di nicchia, è Zeta di Morphe. Allora, questo è un profumo a base di vaniglia, ma non è una vaniglia dolce, è una vaniglia più sexy, più ricca, è una vaniglia non stucchevole che ne ha quasi del misterioso ma non dell'opulento. Mi piace da morire. E poi non è una sorpresa per nessuno, ovviamente. Adoro, adoro, adoro Circe di Estetista Cinica. Adoro, purtroppo l'ho finito, però top. Poi andiamo, 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 andiamo dove? Andiamo a un prodotto che è una via di mezzo tra skincare e make-up. Andiamo con le vie di mezzo. Il primo è di James Reid, ed è il Gradual Tan H2O Tan Mist Face. Questo è l'autoabbronzante viso spray. Ne abbiamo parlato un sacco, un sacco, un sacco. Io lo spruzzo anche sulla mia skincare e si attiva comunque. Lascia un'abbronzatura graduale, naturale, non arancione, non troppo pesante. Fantastico. Non c'è bisogno perché, essendo graduale, non è che lo spruzzate e fate macchia, anzi, si diffonde in modo omogeneo. È proprio un gran prodotto. Come secondo me, se lo trovo davanti al putiferio che ho, un prodotto ibrido stupendo è il Debronzy Anti-Pollution Sunshine Drops di Drunk Elephant. Usato tantissimo quest'estate, ma lo uso comunque anche adesso una goccina. Si miscela al cosmetico e considerate che abbronza e aumenta appunto la livello protettivo nei confronti dell'inquinamento della pelle. Contiene appunto estratto di cacao e peptidi. È un prodotto fantastico, fantastico, ve ne ho parlato tutta l'estate, sicuramente top dell'anno. Se parliamo invece sempre di mezzi ibridi tipo mist, due mist secondo me quest'anno hanno fatto la differenza. La prima è di Glowless Recipe ed è la Watermelon Glow Ultra Fine Mist Hydrating and Glowing Radiance. Fantastica, la dovete shakerare. Ha una nebulizzazione finissima. Sentite questo profumo meraviglioso, dolce di frutta, ma non sentite neanche il viso bagnato, è super micronizzata. E questa contiene, ora ve lo dico, watermelon, acido ialuronico e ibisco. Ovviamente ha un effetto glow, quindi deve piacervi questo tipo di risultato e si può applicare anche sul make-up. E l'altra che ho adorato follemente è l'Hydra Life di Dior Fresh Reviver Sorbet Water Mist. Anche di questa abbiamo parlato un sacco. Io sono alla seconda confezione quest'anno, questa è già la seconda.
ed è un prodotto a base di malva e fiori di aberlea ed è testata dermatologicamente, lavora proprio a livello di idratazione e luminosità della pelle. E leggiamo cosa vi dice qui. Idrata la pelle, la energizza e la rinfresca durante il giorno. Si può applicare anche, infatti la caratteristica di questa che io preferisco è che si può applicare anche sopra il make-up e ne migliora la performance. Meravigliosa, anche questa bellissima, bellissima nebulizzazione. Super, super fine. Adoro, bellissima questa. Bene, andiamo avanti. Un prodotto per il corpo top del 2019 che vi voglio segnalare senza dubbio, ma anche qua ve lo aspettate perché l'ho appena ricomprata grossa perché l'avevo piccola, cioè più grossa, è la Brazilian Boom Boom Cream di Sol de Janeiro, se non sbaglio. Sì, è una crema corpo che mi piace da morire. Loro la definiscono rassodante, se non sbaglio, insomma per avere il boom boom brasiliano, ecco, parliamoci così. Dunque, contiene estratto di guaranà e mi piace tantissimo e ha un profumo tipo di dolce de leche che è proprio un piacere applicarla, dico la verità. Bene, crema mani dell'anno. L'ho scoperta grazie a una di voi che me l'ha regalata ad un evento e mi è finita poche settimane fa. Quindi mi è durata un'eternità. Mi è piaciuta molto molto ed è di Dr. Scheller ed è il Land Balm alla calendula con vitamina A e allantoina. Mi è piaciuta tanto, 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 tanto. Bel prodotto, un bel balsamo per le mani. Mi è piaciuto molto, lo ricomprerò sicuramente. Sicuramente la crema mani dell'anno, per me. Poi, mamma quante cose che ho, sono gasatissima. No! Ho dimenticato una mist, stupida capra. Come dimenticarla? La Anti-Redness Face Mist Calms Rosacea and Inflamed Skin di Argan Organics. Ne abbiamo parlato tanto, purtroppo questa l'ho praticamente finita, c'è rimasto un cicinino in fondo. E avevo provato tutta la linea, anche il balsamo da notte viso è fantastico, ma la mista antirossore mi è piaciuta da morire e quindi sicuramente top, quando proprio la pelle con cuprosi importanti, infiammata, arrossata, mi è piaciuta un sacco. Allora, andiamo a un altro prodotto particolare che però è fantastico, è un prodotto coreano, è di Neogen ed è sono i pad peeling al vino, ne abbiamo già ampiamente parlato, hanno una doppia retina, li infilate come un guantino, per capirci, da una parte grattano di più e fanno peeling, lo girate, alla parte liscia andate a spalmare bene il prodotto e poi risciacquate il viso, effetto stratosferico, un bellissimo effetto peeling, molto visibile, lavora molto sulla grana e sulla luminosità della pelle, bello, 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 bello. Poi. Da che parte andiamo? Andiamo al contorno occhi? Che dite? Contorno occhi, dunque, aspettate che devo controllare di avere tutto, perché io davanti ho una porcheria. Dove sei? Perché mi manchi? Dove sei? Ah, eccoti qua. Boh, ci siamo. Allora, i due miei contorno occhi dell'anno, ma ne manca uno. Dove sei? Capra, capra, capra. Ah, no, stupida, non l'ho preso perché va nell'altro video. Lasciamo perdere. Allora, in assoluto, adorato il Reviving Eye Cream di Omorovicza. È un prodotto costoso, io l'ho quasi finito, però ha una texture sottile, ma non troppo evanescente e ha una bellissima azione sulle microlinee e in generale sulla percezione della densità cutanea, quindi non tanto sulle occhiaie e sulle borse. E ho adorato di Oschia il City Life Eye Zone Balm Anti-Pollution Eye and Lip Zone Balm. Infatti si può mettere sia sul perilabiale che sulla mucosa labiale, oltre che su tutta la zona orbitale, quindi anche la palpebra mobile. E protegge plump, quindi ha un effetto plumping appunto e rassoda. Ho preso sulla confezione. Dunque, contiene astaxantina e tocoferolo, quindi antiox e idratante. Protegge contro i danni da inquinamento e da tutti i radicali liberi. Contiene poi retinolo palmitato che riduce le linee sottili e i danni da esposizione solare. Collagenir, che è praticamente estratto dal lupino bianco ed è un trademark dell'azienda.
che aiuta a rassodare e a liftare il contorno occhi, olio d'avocado che aumenta la barriera lipidica della pelle e mica per diffondere la luce. Infatti sembra come che abbia dei microglitterini che poi non si vedono, una luminescenza, ed è proprio un balsamo che scaldate tra le mani e tamponate. Stratosferico, stratosferico. Mi è piaciuto proprio tanto, tanto, tanto. E Ostia, tra l'altro, è un marchio green, se non sbaglio. Vediamo. Sì, naturale, senza colori artificiali, siliconi, parabeni, solfati, propilene glicol, marchio green, fantastico. Fantastico, sicuramente i due contornocchi dell'anno, insieme a un altro che però vedrete nell'altro video. Poi, un prodotto che non avrei mai, mai, mai pensato di mostrarvi, ma devo perché fa la differenza. È ridotto uno schifo. Allora, io non vi ho mai parlato in 6 anni e mezzo di canale di un deodorante. Perché è un deodorante, ok? Ma questo è il deodorante. Questo deodorante è di Heisenberg ed è il José. Me lo ha mandato l'azienda forse un anno fa, no, forse di più. E l'ho messo lì così e lo contemplavo, no? Dicendo, vabbè, se poi magari mi compro il profumo lo uso. Stupida capra. Finalmente l'ho aperto. È uno stick che ha una profumazione unisex, infatti lo voleva anche il mio fidanzato. È il deodorante più effettivo a livello di risultato che io abbia mai provato in vita mia, ma soprattutto lascia la zona delle ascelle più morbida, non cozza col profumo che indossate, ma lascia proprio come i vestiti profumati quando ve li togliete, ma in modo non prepotente. Tra l'altro non contiene sali d'alluminio. Dura fino a 24 ore e non contiene neanche alcol. Zero alcol, zero sali d'alluminio. Se state cercando un deodorante che vi cambi la vita, lui, in assoluto. Bene, altra cosa che non è propriamente skincare, ma ci va in mezzo, che vi devo assolutamente menzionare quest'anno, è il trattamento per le labbra di Kaplan MD Beverly Hills. Lui è un. Non ricordo se è un chirurgo o un medico estetico, comunque delle star a Beverly Hills, vabbè, ha fatto la sua linea e ha creato la Lip 20, Lip 20 Mask, sì, e il Lip 20 Balm. Allora, voi applicate la maschera labbra, avete la palettina, la mettete, le mucosa e contorno, 5 minuti la sciacquate e poi fate un effetto lock-in del trattamento effettuato con il suo balsamo che è anche un SPF 20. Hanno all'interno acido ialuronico a più pesi molecolari, più un sacco di cose, tra cui anche papaina e microsfolianti. Fantastici, fantastici. Un trattamento intensivo per le labbra in termini di turgore e microline spettacolari. Spettacolo. Andiamo alle maschere. Allora, maschere, le maschere dell'anno sono state essenzialmente queste. Ah, dimenticavo una cosa che non ho da mostrarvi perché ho finito la 140esima, ma che vi voglio citare, è di Neogen la maschera Pink Cactus che vi avevo già mostrato nei top, quella in vello, favolosa. Sicuramente la maschera in vello dell'anno. Allora, maschere. Prima maschera stratosferica. Ostia Renaissance Mask. Questa è una maschera esfoliante, illuminante, delicata, che è una roba. Allora, si applica in modo particolare perché sembra come un gel giallognolo. Voi lo applicate sul viso e lo massaggiate finché diventa bianco, quindi circa 15 secondi. Lo lasciate in posa dai 10 ai 15 minuti. Dopodiché vi inumidite la punta delle dita, massaggiate il prodotto che cambia ancora colore e attiva la seconda fase della maschera e poi la sciacquate. Grana della pelle, luminosità, turgore. Stratosferico. Poi, quando ho bisogno di idratazione, ma idratazione vera anche nel perioculare, ho adorato la Jet Lag Mask di Summer Friday. Ho comprato anche le altre due maschere, ma ancora non mi sento di dirvi top dell'anno perché questa è quella che ho usato di più. Si può utilizzare persino come primer makeup senza risciacquarla, per me è troppo ricco perché ha una texture quasi burrosa. E si può fare anche come maschera perioculare, zona orbitale e anche sopra l'occhio. Ha questo effetto coccola. Come dire, proprio super, super, super idratata, nutrita, è emolliente, è meravigliosa. Infatti è famosa in tutto il mondo. Finalmente ce l'abbiamo da Sephora. Poi ho adorato di Clarins la Extra Firming Mask, questa qua, che riduce i segni di stress, rassoda e ravviva la luminosità della pelle. Dura dai 7 ai 10 minuti. Io ho questa taglia deluxe, ma devo comprare assolutamente la full size. È una maschera lilla.
È fantastica. Quando la toglievo, vedevo la pelle proprio più luminosa, più radiosa, ma anche più lenita, quasi schiarita. Fantastica. Invece, se parliamo di pori, imperfezioni e grana maluminosità, uniformità del colorito, ho adorato la Oxygen Facial di Dr. Brandt. È una maschera che fa le bolle, che dura solo 3 minuti. Voi la mettete, inizia a gonfiarsi, sentite che frigge sul viso, la sciacquate, ciao! Cioè i pori fanno... Mi è piaciuta da morire, ma ve ne ho già parlato tantissime volte. Invece, se parliamo di perioculare, senza dubbio, Bright Eyes di Beauty Bioscience. Anche di questi vi ho già parlato, sono i miei pecciocchi, sono diventati i miei pecciocchi preferiti, che si possono utilizzare anche per rassodare tutta questa zona o per le nasogenine. Contengono, se non sbaglio, argento colloidale e collagene. Sono una bomba e sono patch in hydrogel. Fantastici. Se invece parliamo di maschere da notte, senza ombra di dubbio, io ho follemente adorato e comprato la... no, non è vero. Questa me l'ha regalata una di voi e questa l'ho presa io. Allora, sia le Lift, la maschera da notte, che l'Hydra Beauty Masque de Nuit ou Camélia. Questa alla camelia ha questo effetto ossigenante e idratante. Vi svegliate la mattina con la pelle proprio luminosa, fresca, tonica, fantastica. Mentre questa qua... Le Lift che fa viso, collo e décolleté ha proprio un effetto tensore, quindi vedete proprio i segni d'affaticamento ridotto, le micraline leggermente alleggerite. Sono due maschere da notte strepitose per quanto mi riguarda. Bene, 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 andiamo avanti. Cosa manca? Dove sei? Dove sei tu? Dove ti sei messo? Fammi capire. Allora, se devo eleggere il trattamento dell'anno finito, quindi completo, che proprio mi ha affiancato e ho detto sì. Sì, e ancora sì. Ve lo mostro subito. È il trattamento Cicaper, Cicaper di Dr. Jart. Io l'ho adorato. A partire dal siero. Dunque, il siero è un prodotto particolare all'erba di tigre che dice di riparare in un solo minuto. Ha una consistenza gelatinosa verdina. Voi lo applicate. Se avete come me la cuproso o al viso arrossato, state lì un minuto prima di mettere la crema. Vedete proprio la pelle che si schiarisce. È un bellissimo prodotto. Poi, la crema mi piace moltissimo, questa qua è una crema che sembra quasi un burrino, voi lo tirate fuori come una pomata da farmacia, lo scaldate e lo applicate sul viso. Se avete la pelle grassa non guardatela neanche, ma è uscita la versione in gel appunto per pelli grasse, a me piaceva come trattamento anche di giorno poco o la sera in quantità più abbondanti, insieme poi al suo siero lavorava benissimo. Questi due invece sono trattamento e make-up insieme. Vabbè, la color correcting, sapete già, ve ne ho parlato mille volte, è questa crema che verde che all'applicazione si pigmenta sul viso. Io utilizzavo la CC Red Correct di Arborian, la consiglio alle pelli più miste, e invece le pelli da normali a secche e molto secche, sicuramente lei, mi raccomando, sono prodotti, con tutti i prodotti con pigmenti in sospensione, la mette sulla mano, scaldate bene il prodotto in modo che rompete il pigmento e poi lo applicate. Però mi piaceva tanto, specialmente nei giorni in cui non mi truccavo per togliere i rossori e uniformare l'incarnato. L'ultimo prodotto uscito in casa Cicaper, che non avevo capito fino a che ho iniziato a usarlo e adesso lo uso sempre, è la Tiger Grass Camo Drops, perché pensavo fosse un po' un'alternativa alla Cicaper colorata, invece no. Questo è, sono delle goccine verdi quasi oleose, ne mettete 4 sulla mano, la tappate sul viso e iniziate a massaggiarlo. Ha un effetto glow da paura, tonalizza meno i rossori della color correcting, cioè questo lo mettete sotto al fondotinta, non al posto del fondotinta. Ma se volete la pelle luminosa, ma luminosa, vi innamorate di questo prodotto. No pelli grasse, sì pelli che vogliono luminosità e tonalizzare i rossori, ma luce, 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 fantastico. Bene, poi, dove andiamo? Mancava una maschera. Heisenberg Mask Tenseur Remodelant, anche questa, viso e occhi, contiene la formula triomolecolare senza parabeni, è una maschera rassodante e illuminante, ve ne ho parlato fino alla nausea, quindi taccio, mi è piaciuta moltissimo. Allora, andiamo ai detergenti, detergenti dell'anno. Allora, ho dimenticato qualcosa lì? No. Sicuramente questo che l'ho appena ricomprato di nuovo perché è meraviglioso, è il Superfood Cleanser di...
Yacht to the People contiene calè, green tea, spinaci e vitamine, quindi superfood. È un detergente fresco, idratante, non lascia la pelle che tira, è proprio un bel detergente, mi piace molto. Infatti voglio provare tutta la linea di questo brand. Poi, senza dubbio, vi faccio vedere il piccolino perché non so se vi ricordate questo prodotto, ve l'ho fatto vedere nei prodotti, nel video ti ho provato e ti ho comprato. Avevo il piccolo e l'ho finito, ho comprato il grande e l'ho finito, adesso ho di nuovo un piccolo quasi finito. Ed è il Moor Cream Cleanser di Humorix. Questo è un detergente a base di fango. Dalla fragranza alla texture, all'effetto, non sembra di fare detersione, sembra di fare un trattamento. Chiunque abbia provato questo prodotto sa di cosa sto parlando. È un vero e proprio trattamento detox idratante intensivo per la pelle. Bellissimo. Poi, senza dubbio, anche qua lo sapete tutti, diciamolo in coro, il balsamo struccante al miele di Farm to Fresh. Il mio balsamo è diventato il mio balsamo struccante preferito. Innanzitutto è completamente idrosolubile, quindi appena tocca l'acqua passa in fase lattiginosa e lo sciacquate con facilità. Ma per me strucca meglio di tutti gli altri balsami che ho provato, ma mi lascia poi la pelle morbida, profumata. Mi piace da morire. E per essere un balsamo non è unto, ci toglie tutto. Mi piace moltissimo. Poi, ho adorato follemente di Indilì. Il Brightening Cleanser, quindi il detergente loro effetto illuminante, è un detergente delicato, lo potete passare anche sugli occhi per rimuovere il trucco che non brucia, sembra quasi una gelatina, ma lascia la pelle fresca, tonica, compatta, è molto delicato, proprio non è aggressivo, mi è piaciuto tantissimo, tantissimo. E l'ultimo detergente che secondo me ha fatto veramente la differenza è il Tatar per Regenerating Cleanser. Io questo lo compro solo piccolo perché costa troppo. È un detergente che ha delle microparticelle sfolianti, anche qua ve ne ho parlato tante volte. È un detergente che ha un effetto mise en bouteille incredibile. Cioè sembra di aver fatto un trattamento, non la detersione. Fantastico. Se invece parliamo dei sieri dell'anno, a parte Terea che appunto, cioè, adoro, sono stati essenzialmente, a parte Dr. Jart che ve l'ho già mostrato, sono stati essenzialmente due più un siero in olio. Allora, ovviamente ho provato molte più cose, tante di più mi sono piaciute, ma questo video è dedicato proprio a quello che è proprio perché considerate che c'è anche la parte low cost. Allora, il primo che secondo me ha una ricerca cosmetica da paura, che non sto trovando il boccetto ma ho la confezione, vabbè, è la novità di Estée Lauder che io ho ricevuto a giugno quando partecipai al mega evento a Milano e da lì me ne sono innamorata. È l'Advanced Night Repair Intense Reset Concentrate. Quindi, se l'Advanced Night Repair l'ho sempre usato e lo amo da anni, questo è un concentrato di tecnologia incredibile. Cioè, frutto di una ricerca cosmetica da paura, questo prodotto va a trattare la pelle in quei momenti di ipersensibilizzazione. Quindi dà proprio ipersensibilità cutanea, stress, arrossamenti. Si fa proprio come ciclo intensivo, si porta a conclusione il boccetto ed è perfetto abbinato anche ad Advanced Night Repair classico, ma proprio risultati visibili. Grandissimo, grandissimo prodotto e si usa la notte. Come ho stra super amato, e anche qua lo sapete già, il Pure Hyaluronic Serum di Pestle & Mortar, un prodotto che ha fatto veramente la differenza. Mettevo 3 o 4 gocce la mattina e la sera, stava bene veramente in qualsiasi skincare routine. Meraviglioso, meraviglioso prodotto. L'altro prodotto, l'ultimo serum di cui vi parlo, che è un siero in olio, è una roba. Lascia, avete presente la pelle di seta? Zero unta seta, ecco questo. È di Diptyque ed è l'Huile Infusé. Allora, è un olio a base di iris e rosa ed è un olio a bassissima densità, quindi è secco, completamente secco, lascia la pelle satinata. Cioè lui il satiné per l'olio infusé satiné, io lo chiamerei, perché ha un effetto satinato, ma la pelle è radiosa grazie anche alla rosa, probabilmente a questo effetto lenito e radioso, mi fa letteralmente impazzire questo prodotto. Meraviglioso. Bene, andiamo e poi abbiamo finito a tonico slash essence. Allora, due prodotti che voglio assolutamente menzionare in questo video. Il primo è di Juice Beauty ed è la Green Apple Brightening Essence. Anche di questa vi ho parlato mille, mila, milioni di volte. È una essence appunto che ha questo effetto brightening e micro esfoliante, stupenda. Dopo il tonico sul viso ha una consistenza semi gelificata.
tampono e vado a premerla bene nella pelle. Già dopo qualche giorno la pelle è molto più luminosa, veramente un bel prodotto. E quello che proprio mi ha lasciata è la Beauty Water di Antonia Barrel London Forest Dew Plump and Hydrate Beauty Water. Questo è una texture, è una via di mezzo tra un tonic e un siero come texture. Si spruzza in 6 punti, loro dicono 6 punti, io vi dico al massimo 4, e poi si massaggia sul viso. È una via di mezzo tra un tonic e un siero. Lavora sulla perfezione della pelle, quindi lavora con, adesso lo dico, 85% pelle più idratata fino anche 8 ore dopo l'applicazione. Poi riduce del 18% i pori dilatati, poi riduce del 55%, no, bilancia la produzione di sebo del 55%, riduce le infiammazioni della pelle e riduce i rossori. E ha un effetto plump, glow e balanced, quindi bilanciato, e ribilancia il pH della pelle ed è senza alcol. Provare per credere. Bomba mano. Bene, vi ho fatto vedere tutto, mi sa di sì. Questi sono stati i miei super top skincare e profumi dell'anno. Ovviamente rimangono validi tutti i video top dell'anno, ma se no vi rifacevo vedere tutti quei video lì. Questa è stata la mia selezione in questa categoria. Se il video vi è piaciuto e vi è stato utile, lasciate un bel pollice in su e iscrivetevi al canale per tanti nuovi video. Un bacione!